Quelli consegnati questa mattina sono solo i primi 52 autobus di un programma complessivo destinato al trasporto pubblico regionale, attraverso il quale la Regione Campania punta a rinnovare 1000 pullman nuovi entro il prossimo anno. Dotazioni tecnologiche e comfort renderanno più facile la vita dei pendolari che si muovono su gomma nell'intero territorio regionale, ma anche più sicura visto il sistema di videosorveglianza di cui saranno dotati nuovi autobus. Ma nel presentare l'iniziativa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente alla cerimonia che si è svolta allo stadio Arechi di Salerno con il consigliere regionale delegato ai trasporti Luca Cascone, si è soffermato anche sull'aspetto relativo all'indotto occupazionale che il nuovo parco mezzi rappresenta per la Regione Campania e per la miriade di imprese che operano in questo campo. I nuovi autobus saranno distribuiti alle aziende provinciali e quindi ne beneficerà anche Bus Italia, che esce da una recente protesta dei suoi dipendenti contro il cattivo stato in cui versavano proprio i mezzi pubblici. Sì, è chiaro che la manutenzione dei mezzi di proprietà di Bus Italia fanno capo a Bus Italia ed è chiaro che il tema della manutenzione è importante, ma dobbiamo riconoscere che sono mezzi vecchi, vetusti e quindi vanno sostituiti. Noi stiamo facendo tutto quello che è possibile perché il programma della Regione Campania è mettere in circolo 1000 autobus nuovi. Ovviamente si tratta di fare gare perché i mezzi non sono tutti uguali e quindi a seconda della tipologia e delle richieste devono essere bandite gare diverse e vanno prodotti, e questa è una tempistica ovviamente indispensabile. Noi stiamo correndo, siamo convinti che entro giugno dell'anno prossimo riusciremo a consegnare tutti i 900.000 autobus che arriveranno in Campania. Di questo più o meno orientativamente un 10% dovrebbe arrivare alle linee di Bus Italia e quindi ricambiare completamente o significativamente il parco autobus e superare quelle problematiche, come dire, di uscita degli autobus che sono ormai vetusti, che in questo momento si sta correndo. Io credo che dobbiamo chiedere ai lavoratori e all'azienda ovviamente un ulteriore sforzo dopo tanti anni di sacrifici. Gli pullman nuovi stanno arrivando, dateci il tempo che vengano prodotti. Ad affiancare il lavoro di rivoluzione nel trasporto pubblico regionale, l'ente strutturale ACAMIR, per cui era presente oggi il nuovo presidente Pippo Grimaldi. È già stata indetta un'altra gara per 160 autobus, dovrebbe chiudersi il 7 luglio, l'8 luglio, ne è pronta un'altra da 45, sono pronti altri lotti per quasi 400 autobus ancora. In qualche modo questi mezzi, che sono dotati anche di tanti comfort e anche di sorveglianza, garantiscono anche un miglioramento da tutti i punti di vista dell'offerta del trasporto pubblico. Sì, è stato pensato al comfort perché poi deve esserci anche questo, ma non solo il comfort. Si è pensato e si è dato notevolmente importanza al superamento delle barriere architettoniche. A fornire rassicurazioni sull'avvertenza di Bus Italia con l'arrivo anche dei nuovi pullman è stato questa mattina anche l'assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, che ha annunciato anche la presentazione di uno studio dell'Università degli Studi di Salerno che consentirà di cambiare e riorganizzare l'organizzazione del trasporto su gomma in provincia di Salerno. Gli ulteriori pullman che saranno da oggi messi a disposizione garantiranno e mitigheranno le problematiche che stiamo registrando. Non possiamo altro che salutare favorevolmente questo enorme sforzo che sta facendo la Regione Campania, non soltanto per Bus Italia ma per tutti gli operatori del trasporto pubblico locale. Ma noi convocheremo un tavolo con l'ingegnere Barbarino per rivedere il sistema complessivo del trasporto pubblico locale anche alla luce dello studio che finalmente ci è stato rassegnato, cioè il piano generale del traffico urbano consegnatoci la settimana scorsa dall'università, perché vogliamo rimodulare nel suo complesso il sistema della mobilità, perché credo che possano essere apportati, indipendentemente dalla contingenza e dalla problematica riscontrata, migliorie nel sistema del trasporto pubblico per la città di Salerno ma anche per tutta la sua provincia.